Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lori Frost e oggi siamo su Age of Civilization Light. Se come avete visto nello scorso video, questo gioco, nel primo video abbiamo fatto un piccolo tutorial insieme a Samuele, quindi più o meno avrete l'idea chiara di questo gioco. A me è piaciuto molto e anche a voi, infatti ho visto dalle visualizzazioni e dai like e volevo portarvene altri video. E ci sono anche degli aggiornamenti, e adesso vedremo in seguito se scaricarli di nuove versioni tipo Europa e America oppure resta questo di gioco. Senza spiegare tanto, iniziamo subito la pratica del gioco. Io direi di fare una nuova partita e se non riusciremo a finirla, perché è molto lungo sto gioco da conquistare tutto il mondo, allora andremo a continuare. Io direi di scegliere una civiltà casuale, tipo civiltà casuale la sceglie il gioco, difficoltà normale perché è un po' difficile, e iniziamo subito la partita. Ah, perfetto, noi siamo il Regno Unito. Scusate la visuale perché è in orizzontale, ma non so come. Ho provato a girarla in verticale, però dai, meglio si vede orizzontale. Noi siamo il Regno Unito, direi di reclutare un po' di truppe, direi tutte. Anzi no, direi di reclutarne 2500. Poi di muoverne un pochino di qua, direi 1700. Ok, poi direi subito di chiedere all'Irlanda un patto di non aggressione, ovvero l'Irlanda non ci può attaccare per un po' di turni e neanche noi possiamo attaccarla. Direi di finire il turno. Ok, adesso stanno facendo gli spostamenti. Qui c'è la tesoreria, abbiamo guadagnato un po'. Le province adesso noi siamo ottavi. Ah, no, scusate. Allora, la Norvegia mi sa che ci attacca, vediamo. L'Irlanda ha rifiutato il nostro patto. Ok, allora direi di reclutare stavolta tutte le truppe e di muoverne un po' qua, tipo 2000. Ok, per difenderci anche dalla Norvegia. E poi da qui direi di muoverne un po' qui sul... Ah no, c'è già l'Irlanda, è vero? Meglio non attaccarla. Direi di muoverle qui, no? Ok, siamo circondati, vabbè. Muoviamone qua un pochino. E finiamo il turno. Ok. Perfetto. Come vedete il reddito tasse e i militari. Ok, le province più o meno ne abbiamo tutti 3, 4. Ok, allora direi ragazzi di chiedere alla Irlanda un patto ancora, perché se ci attacca siamo fritti. Ok, da qui io direi di reclutare ancora un po' di truppe, tutte, e da qui muoverle qua giù, la metà. E concludiamo il turno. Come vedete questo gioco sembra molto sbrigativo, ma non lo è, infatti appena si arriva a un tot di turni, tipo 16, già si iniziano le guerre, iniziano molte guerre, è un po' difficile, è complicato. Ok, allora, io direi di attaccare la Spagna. Aspetta, vediamo. Ok. L'Irlanda ancora non l'ha accettato, se non mi sbaglio. E invece sì, l'ha accettato il patto. Ok, ragazzi, direi di chiedere alla Francia un'alleanza. Ok, e direi anche di reclutare un po' di truppe. No, scusate, qua. No, non possiamo reclutare qua, è vero. Reclutare un po' di truppe e muoverle qui un pochino. Un pochino e muovere, ok, e qui muoverle qua tipo
tutte e muovere queste qua sulla spagna. Ok, e concludiamo il turno. Come vedete, ci sono qui gli ordini dello spostamento. Noi siamo terzi. Ok, abbiamo conquistato la Spagna, un pezzo di Spagna. Vediamo, allora, la Francia ha rifiutato di entrare nell'alleanza, mentre la Spagna ci dichiara guerra. Vabbè, grazie, non l'abbiamo attaccata noi, quindi. Allora, ragazzi, direi di reclutare sempre le truppe, di muoverne un po' qui e di muoverne ancora un po' qua. Muoverne qui e da qui di muoverne qua un po' in aiuto. Perfetto. Ok. Come vedete, la Spagna ha riconquistato il suo territorio. L'Italia, la Francia. Come vedete, qui c'è l'Islanda che ha già conquistato un po' parte della Germania. La Germania proprio non c'è più. Noi siamo lì. La Francia sta conquistando la Spagna, mentre il Marocco sta facendo un'alleanza con l'Egitto. L'Islanda, sì, infatti l'Islanda. Allora, reclutiamo ancora un po'. E concludiamo il turno. Ok. Vediamo un po'. Che la Spagna proprio non c'è più. Infatti la Francia, io direi di chiedere un'alleanza all'Italia, mentre di reclutare un po' di, no, reclutare le truppe, di muoverne un po' qui, no, non tutte, tipo 3.000, muoverne, eh no, aspettate, ecco fatto, e di chiedere anche al Marocco un su, no, un patto di non aggressione. Ok. La Francia ci vuole attaccare, ragazzi. Abbiamo bisogno di rinforzi. Ah, è ritornata la Spagna, mi sa. So. Eh già. Diplomazia, andiamo a vedere. L'Italia ha aderito all'alleanza. Il Marocco ha rifiutato. Ed è scaduto il patto di non aggressione con l'Irlanda. Direi di rinnovarlo e chiedere. Ok, l'Italia ha accettato l'alleanza. Come vedete, il Marocco sta già un po' attaccando nel Mar Mediterraneo. Vediamo la diplomazia. La Francia ci ha dichiarato guerra. Io direi di chiedere di proporre una pace. Ok.
concludiamo il turno. Ok. Che vediamo, diplomazia. La Francia ha rifiutato. Poi noi abbiamo conquistato a parte di Spagna. Mentre. Sì. Dire, oh, quante monete abbiamo? Muoviamo un po' di truppe qua, tipo così. Ma li muoviamo qua. Con tutte le truppe. E finiamo il turno. Come vedete, abbiamo conquistato la Spagna. Adesso direi di approfittarne e di attaccare la maggior parte della Spagna e di inviare un po' di rinforzi in caso abbiamo bisogno. Abbiamo vinto noi. E quindi, se non mi sbaglio, infatti abbiamo conquistato tutta la Spagna. Ok. Ragazzi, direi che il video può finire qui. Lasciate tanti like, commentate per nuovi episodi. Se volete scrivete il paese o il paese cui volete, con cui partecipo a questa specie di conquista del mondo. Se volete nuovi episodi commentate sempre e ne porterò anche altri, molti altri, anche di nuovi aggiornamenti. Il prossimo video continueremo sempre la stessa partita, ovvero questa. E direi che il video può finire qui. Bella raga, ci vediamo al prossimo video.